riscoprire e valorizzare il passato e la propria storia per guardare con fiducia il futuro. Con questo auspicio il Comune di Pergola ha annunciato con grande fermento la 10ª edizione della rievocazione storica del miracoloso arrivo delle reliquie dei Santi Secondo, Agapito e Giustina. La Kermesse, di carattere storico-religioso, darà la possibilità di riscoprire una tradizione millenaria della città, riappropriandosi dei tanti scorci medievali più suggestivi del centro storico. Musicisti, sbandieratori, cortei storici e taverne medievali saranno alcune delle tante attrattive che allieteranno i presenti, proiettandoli indietro nel tempo nell'antica storia. È l'importante rappresentazione e fedele rappresentazione storica di ciò che è avvenuto nel passato. Noi crediamo che non ci possa essere futuro senza la conoscenza del passato, senza il riconoscimento di quei valori, di quell'identità che ha fatto grande la nostra città, la nostra regione, la nostra nazione e che la distingue in Europa e nel mondo. Una rievocazione storica che vedrà a Pergola oltre 250 figuranti, 15 gruppi storici provenienti non soltanto dalle Marche ma da tutta Italia, i due maestosi buoi che provengono direttamente dal Palio di Siena e che trasporteranno le spoglie dei nostri santi protettori, perché rievochiamo il loro miracoloso arrivo a Pergola, 15 amministrazioni comunali presenti e sicuramente sarà uno spaccato di vita medievale che porterà indietro le lancette e ricordiamo i tanti visitatori che raggiungono per questa manifestazione la nostra città che si mangerà tipicamente medievale. Non si troverà nulla di diverso da quello che si mangiava nel XIII secolo nella nostra città. L'antica tradizione ripercorre le fasi centrali che hanno contraddistinto gran parte del XIII secolo. Si narra infatti che Secondo, giovane romano che convertitosi al cristianesimo per sottrarsi alla persecuzione, fugge in Umbria. Viene scoperto e condotto a Spoleto, nel quale viene costretto a rinnegare la fede. Il giovane, condannato a morte, viene ritrovato sano ed integro da un pescatore che lo nasconde sotto un grande albero per poi essere sepolto. Nello stesso terreno vennero sepolti i resti mortali dei martiri Agapito e Giustina, figli del re di Spagna. Passano poi anni e secoli e le memorie dei martiri si perde finché al tempo del Papa Alessandro IV cominciarono a verificarsi sul luogo fatti prodigiosi. Oggi quelle sacre spoglie vengono devotamente custodite. Tra qualche giorno apriremo l'ufficio turistico nella città di Pergola, ufficio che non c'era, e anche questo è frutto di questa collaborazione con l'amministrazione comunale. Quindi il ruolo di Confcommercio insieme alle amministrazioni comunali che hanno voglia di promuovere l'economia turistica delle loro località.